mercato alimentare polivalente gestito dalla fine degli anni Ottanta dalla Mercafir, società partecipata del Comune di Firenze, è il cuore logistico e alimentare della città. La sua attività più conosciuta, quella imprenditoriale, si svolge per lo più di notte, dove il fresco, ortofrutta, carne e pesce, viene smistato per arrivare nei mercati e ristoranti cittadini. Ma la Mercafir ha anche un cuore solidale che batte ogni giorno, tutto l'anno. L'anima no profit è rappresentata da due importanti realtà della solidarietà regionale e cittadina, il Banco Alimentare e il Mercato delle Opportunità, gestito dal Coordinamento delle Misericordie di Firenze. Noi tutto l'anno abbiamo la possibilità di distribuire prodotti agroalimentari o gratuitamente alle strutture caritative sul territorio oppure a prezzi agevolati alle famiglie che hanno necessità e che hanno difficoltà ad approvvigionarsi quotidianamente di prodotti freschi. Dal 2016 il Banco Alimentare ha qui la sua sede regionale. Abbiamo in collaborazione con 560 strutture caritative che assistono persone indigenti dal punto di vista alimentare, che nel 2023 sono in Toscana sono 127.000. Noi recuperiamo cibo che diventerebbe sostanzialmente rifiuto, verifichiamo che vada bene da un punto di vista di sicurezza alimentare, lo distribuiamo a queste strutture caritative che lo danno ai propri assistiti e tutto avviene nel magazzino qui in Mercafir. Una sinergia logistica e non solo che ha portato il banco a quadruplicare la sua attività. Siamo passati dalle 2000 tonnellate che facevamo nel 2015 quando avevamo un magazzino decisamente più piccolo a nel 2023 abbiamo raccolto e distribuito 8.300 tonnellate e questo è possibile proprio perché qui in Mercafir abbiamo un magazzino di 4.000 metri quadri che ci permette di gestire una certa massa critica di prodotti e perché all'interno di Mercafir abbiamo delle sinergie con chi fa trasporti come la CFT, per cui per esempio quando portiamo i prodotti nelle province di Pisa o di Livorno sfruttiamo quello che si chiama il viaggio di ritorno, quindi sostenibile da un punto di vista economico e anche da un punto di vista ambientale e perché recuperiamo anche le eccedenze che ci sono qui all'interno del mercato ortofrutticolo. Mercafir, dove frutta e verdura sono sottoposte a rigorose procedure di controllo di qualità, è fondamentale anche per il mercato delle opportunità che dal 2006 unisce convenienza e sostenibilità. L'ortofrutta dei grossisti non venduta al dettaglio viene proposta ai privati a prezzi convenienti il martedì e il venerdì dalle 12:30 alle 19. Per accedere è sufficiente la tessera rilasciata da Mercafir alla portineria di Via dell'Olmatello per 15 euro all'anno, ma è gratuita per chi presenta un ISEE inferiore ai 6.000 euro annui e per tutte le onlus e le associazioni caritatevoli. E abbiamo generi di verdura e frutta fresca che viene offerta alle persone, alle famiglie a un prezzo particolarmente buono e serve per alimentare quel mondo della solidarietà che noi insomma, da anni stiamo coltivando sempre più. Quanto è importante che questo mercato sia proprio qui all'interno di quest'area? È importantissimo perché questa è l'area commerciale di frutta e verdura di Firenze e noi siamo inseriti qui dentro in questa realtà che Mercafir ci ha messo a disposizione. In un mondo profit come se quello dei grossisti ci sono queste due realtà no profit che sono vicine alle persone, alle famiglie bisognose. Obiettivo di Palazzo Vecchio è arrivare nell'arco della consiliatura a una riqualificazione del mercato alimentare polivalente, nuovi spazi, nuova logistica, migliore integrazione con il quartiere, ma l'aspetto della solidarietà non verrà mai meno. L'intenzione dell'amministrazione è di consolidare i rapporti di collaborazione con Mercafir, ampliare questo tipo di attività legate al sociale e creare delle condizioni di crescita di consapevolezza del ruolo importante che Mercafir può avere all'interno della nostra città, in tema sociale ma anche in tema di sensibilizzazione, educazione a corretti stili di vita e benessere per tutti i cittadini.